Buonasera a tutti, iniziamo l'ultima serata al Festival Danza Estate. Ringraziamo l'ASMED che ci ha ospitato, oltre anche a eventi culturali io vorrei ringraziare LS Video Produzioni che sta facendo le riprese che poi verranno trasmesse anche sui canali internet e Facebook. Voglio ringraziare Wise360 che ha collaborato a questa iniziativa. E poi 060 Art Cagliari. Abbiamo promosso lo scambio dei libri, che non è un book crossing, ma proprio uno scambio libri, cioè uno viene, porta un libro e se ne porta via un altro. Poi abbiamo promosso anche il premio letterario internazionale San Bartolomeo, che è parte integrante del Festival Letterario San Bartolomeo. E poi abbiamo presentato nei giorni scorsi dei libri molto interessanti di Cesare Corda sul Parkinson, benvenuto Mr. Parkinson, e il libro di Tullio Boi, Disabil Kill. Ieri abbiamo avuto ospite Fisietto, il famoso cartone, il famoso fumetto cagliaritano con Bruno Tremulo, e oggi invece ospitiamo Laura Ficco, poetessa, Stefania Fori, anche lei poetessa, e due scrittrici e poetesse che sono però qua in veste di direttrici di una rivista che si chiama Aliud e che ci appunto racconteranno cos'è questa rivista, perché oggi è importante promuovere una rivista di poesia, quindi quali obiettivi si pongono e quali sono le tematiche che hanno affrontato nei primi numeri e quali quelle nelle prossime. Allora, si tratta di Aliud, sottotitolo Riverberi di pensiero in versi e in prosa. Nelle nostre intenzioni, diciamo un periodico, un trimestrale, che dovrebbe appunto trattare di, soprattutto di poesia e di prosa. Il primo numero è uscito, il numero zero, è uscito a ottobre scorso e siamo praticamente al numero due pubblicato. Il numero tre è a luglio, alla fine di luglio. E perché questo titolo, Aliud? È una parola latina che vuol dire altra cosa, perché ci siamo proposte proprio di pubblicare qualcosa di un po' diverso da quello che c'è in giro, diciamo, sia sul web che nelle varie pubblicazioni di cui siamo venuti a conoscenza, nel senso che troviamo che la poesia contemporanea è troppo limitata al personale, all'intimistico,
Ecco, si scrivono troppe poesie su questo genere. E noi pensiamo che oggi la società è veramente in un mare di guai e dovremmo anche occuparci di quello che succede attorno a noi e non soltanto andare dentro di noi, a frugare nel nostro intimo, cosa che anche noi abbiamo fatto sempre, diciamo, che tutti i poeti hanno fatto, ma è bene anche guardarsi attorno e vedere con la propria sensibilità appunto di poeta, giudicare, criticare anche, dire la propria. E i poeti hanno in mano, diciamo, uno strumento molto importante, i poeti e gli scrittori, che è la parola. E attraverso la parola si possono praticamente anche orientare, diciamo, anche i popoli. E quindi è bene che si usi la parola anche per dare il proprio contributo, e soprattutto a prendere coscienza di quello che ci succede attorno. Io voglio leggere soltanto l'inizio dell'editoriale, sono pochi versi, frasi che spiegano un po' questo concetto. In questo editoriale, dall'io al noi, è intitolato: ci sono momenti nella storia dell'umanità talmente importanti da diventare rilevanti anche nell'esperienza individuale, eventi che accomunano i pensieri, gli animi e le emozioni soggettive, dando vita a sentimenti collettivi. E allora la poesia si fa specchio della realtà, della comunità e delle vicende che quella determinata comunità sta vivendo, e trasfigurandoli in canto li tramanderà nel tempo. È allora che il poeta abbandona o trascura i suoi sentimenti e gli affetti più legati alla sfera personale per dedicarsi a quelli condivisi con la collettività, e il suo canto da lirico si trasforma in civile, sociale. Ecco, noi diciamo che questo è l'indirizzo un po' della rivista, ma non accogliamo soltanto poesia di carattere sociale, ma anche la poesia personale, qualora è veramente frutto di una profonda riflessione e non soltanto così uno sfogo della propria pancia, ecco. E quindi nel numero zero abbiamo dato, praticamente è stato esemplificativo, ci sono soltanto le nostre opere, quelle della redazione. Siamo Bianca Manno, che ho qui a fianco, dirige anche lei, diciamo, questa rivista, che noi non osiamo chiamare neanche rivista, ma fogli trimestrali. E abbiamo anche Carlo Onis come collaboratore, Mariatina Biggio. Carlo Onis lo vedete qui dietro, un poeta anche lui, Mariatina Biggio, Florio Frau e Katia Debora Melis. Voglio dire che non si tratta solo di concepire una rivista letteraria come noi, come senso plurale, perché già socialmente siamo arrivati a una forma individualistica che non conosce il plurale, ma non è solo questo, è che il poeta non può chiamarsi fuori, non può chiamarsi fuori da quelli che sono i problemi di tutti gli esseri umani, perché attraverso il livello personale passano tutti i problemi reali che gli uomini e le donne vivono nella loro vita quotidiana.
Ecco, questo volevo aggiungere, volevo ribadire, perché il poeta non è qualcuno che vive al di sopra della vita quotidiana in un empireo slegato dai problemi reali, ma è una persona in tutti i sensi che condivide questo mondo, che lo elabora e lo rielabora dal punto di vista artistico. E mi scuso se niente. Io non so, voglio dire che la rivista intanto è divisa in due parti. Nella prima parte trattiamo la poesia, nella seconda la prosa. E mettiamo appunto, dedichiamo a volte una pagina ad un autore, mettendo notizie biografiche, due, tre poesie. Il commento, ecco, qualcosa che forse ci distingue dalle altre, e se noi pubblichiamo qualche autore vogliamo dire la nostra anche su quell'autore, cercando di essere il più sinceri possibile, a volte mettendo in evidenza certamente soprattutto i pregi, ma se c'è qualche cosa che per noi stona lo diciamo anche, ecco, nei modi giusti, nel rispetto certamente dell'autore. Pubblichiamo diciamo di materiale che ci arriva da altri colleghi anche fuori dalla Sardegna, e devo dire che forse ci è arrivato più materiale da fuori della Sardegna che non dalla Sardegna, perché un po' anche i nostri amici hanno un po' così di, non lo so, sono resti a inviarci materiale. Noi andiamo alla ricerca anche, non aspettiamo che ci mandino il materiale, andiamo alla ricerca. Perché noi siamo lettori, lo dobbiamo ribadire, ecco. Non siamo solo scrittori, siamo anche lettori ed invitiamo tutti a leggere, perché si legge poco. E quindi a leggere anche questi fogli dove trovate qualcosa di nostro, ma tanti altri autori oltre a quelli della redazione. E certamente il nostro intento è quello di continuare, non so fin quando continueremo, per il momento andiamo avanti. Accettiamo poesie anche singole, non soltanto, speriamo sempre che ci mandi l'autore, ci mandi il libro, in modo da noi scegliere i brani da mettere, ma se ci mandano singole poesie abbiamo una pagina dedicata alle poesie dei lettori e quindi pubblichiamo, però lì non mettiamo nessun commento. Invece quando dedichiamo una pagina c'è la foto del libro, c'è la biografia, insomma, altri libri pubblicati dell'autore e il nostro commento. Accogliamo anche i racconti, c'è una pagina dedicata ai racconti, un'altra pagina alle recensioni, una pagina ai punti di vista, una pagina abbiamo intitolata Senza peli sulla lingua, dove diciamo magari qualcosa che può disturbare, diciamo, gli altri, ma noi come a livello generale, ecco, no? Sì, sì, non andiamo mai contro qualcuno. Quindi speriamo che abbia sempre una maggiore diffusione. Per il momento stiamo andando avanti. Non ha un prezzo questa rivista, non l'abbiamo voluto mettere, accettiamo dei contributi, così quello che vuole dare il lettore, però è logico che ci sono dei costi, noi per stamparla noi ci siamo quotati, ma praticamente diciamo che c'è una grossa spesa per la stampa che cerchiamo di recuperare. Non è a scopo di lucro, perché chi fa il lavoro, tranne la stampa appunto che la paghiamo, chi fa il lavoro di redazione, di impaginazione, di tutto, di organizzazione, lavora gratuitamente. Non abbiamo nessuna voglia di guadagnarci niente,
per ogni contributo sarà trasformato in copia che andrà in giro, diciamo, distribuita nelle biblioteche, nelle associazioni, la distribuiamo gratuitamente, però dai privati vorremmo un minimo di contributo. Noi abbiamo finito, grazie. Io ringrazio sia Giuseppa Sicura sia la Mannu. Le ringrazio perché intanto sono due poetesse, scrittrici, amiche del Festival Letterario San Bartolomeo, e poi sia Bianca che Giuseppa hanno avuto il coraggio di proporsi come direttrici di questo foglio letterario, di questa rivista di poesie e di prosa, che verrà presentata poi anche al Festival Letterario prossimo 21. Quindi chi volesse dare un contributo per la rivista o anche acquistare un libro delle autrici lo può fare, si può avvicinare poi al banchetto. Passiamo invece a presentare una giovane poetessa, Stefania Fiori, che è autrice o coautrice di questo libretto che si intitola Verseggiando. Allora, Verseggiando, poi ce lo dirà l'autrice, è un libro che raccoglie le selezioni delle poesie dei primi tre classificati di un premio letterario. E Stefania era la prima classificata, quindi apre questa trilogia di poeti, tra l'altro poeti anche più quotati, più esperti, però il primo premio l'hai vinto tu. Quindi, tra l'altro, diamo un'anteprima, sia Luca Giovanni Masala che Stefania Fiori per questa edizione del Festival Letterario mi affiancheranno e mi aiuteranno anche nel trattare gli autori, quindi si sono presi questa bella tegola, io sono ben contento di condividere questa fatica e quindi insomma mi darete una mano nella presentazione dei testi. Iniziamo quindi con Stefania. Allora, devo dire che la presentazione che ne fa Roberto Gennaro ha fatto una presentazione molto, molto carina che potrete leggere nel testo. Perché Stefania scrive in modo diverso dal solito. Lei parla di metapoesia, quindi ci racconta la poesia, parlando di poesia, raccontando la poesia, ma in realtà sono poesie molto, molto particolari, forse anche difficili, sicuramente molto aperte, perché raccontano delle cose che possono essere viste anche in modo diverso dall'autore, cioè il lettore può leggerle in modo diverso dall'autore. Questo non è una cosa da tutti, perché è molto facile scrivere delle poesie dove non si lascia niente al caso e alla fantasia. Ecco, in questo caso l'autrice, la poetessa Stefania Fiori, dà libero sfogo alla propria fantasia, ma fa in modo che anche il lettore possa cogliere degli aspetti che magari sono anche molto lontani da quelli che voleva scrivere l'autrice. Quindi devo dire, mi ha colpito il modo particolare di scrivere, mi hanno colpito alcuni dei titoli, anche le parole. Non troverete una sola rima nelle 10. Una sì, ce n'è una? No, ti è sfuggita questa, non l'hai fatta apposta. E quindi insomma, adesso vorrei chiedere all'autrice, qui ti passo i due microfoni che iniziano anche a pesare, vorrei chiederti intanto come è iniziato, se questo è il tuo primo scritto oppure cosa trovi nella poesia e se i tuoi studi ti hanno aiutato in qualche modo a scrivere e a parlare di poesia. Buonasera a tutti, io presento la mia silloge di 10 poesie che ho intitolato Marmellata, Castelli di neve e Pupazzi di sabbia. E già da questo titolo forse emerge la particolarità di questa mia poesia, di questo mio stile di scrittura che
tendo a precisare, parte dalla potenza stessa della parola. Quindi a me piace proprio partire dalla plasticità della parola stessa per dare forma a una poesia che diventa, come ha detto Enzo, un'immagine, qualcosa che lascia spazio al lettore di poter interpretare le parole che io scrivo come vuole. Il mio inizio, la mia esperienza poetica inizia a 6 anni, quando guardavo le goccioline della pioggia che scorrevano sui finestrini della macchina. Questo scontro delle goccioline d'acqua è diventato per me poesia, è diventato una trasfigurazione tra l'immagine e la parola. Ed è appunto da 6 anni che io mi diverto a giocare con le parole, che è il mio più meraviglioso divertimento. Quindi diciamo che poi nel 2014 mi sono trovata senza saperlo a dovermi cimentare con questo concorso. Io non ho mai avuto la volontà di, sono una persona timida, non ho mai voluto esprimere ciò che scrivevo, non ho mai voluto pubblicarlo, ma mi sono trovata quindi nella condizione di dover trovare un filo alle poesie che avevo scritto tra i 16 e i 21 anni. Erano poesie sparse, erano poesie che non pensavo che avrebbero trovato un filo conduttore, ma rileggendole ho trovato il filo, e questo filo era la poesia stessa. Parlo infatti di metapoesia, parlo di come la poesia diventa poesia per me, e la poesia per me è proprio questo scambio di immagini e parole. Costruisco delle statue, delle installazioni di metafore attraverso la plasticità del suono, ed è così che riesco ad esprimere me stessa e che costituisco degli specchi tra me stessa ed il pubblico. Penso che tutto sia poesia, l'unica rima nella mia poesia è questa citazione: tutto è poesia se tu vuoi che lo sia. E penso che, dato che tutto sia poesia, anche questa riunione, questa breve presentazione sia una poesia, perché è bello dare alla potenza della parola ciò che questa riesce a dare, ossia la capacità che abbiamo tutti di poter formulare e pensare delle parole. Dato che la parola accompagna l'uomo insieme all'arte da sempre, allora io penso che sì, scrivere poesie sia bellissimo, e sia bellissimo poterle ancora leggere e presentare. Grazie. Però raccontaci anche com'è nata la tua partecipazione a questo concorso? Dunque, questo concorso nasce perché è un concorso che proviene da Spoleto. Mio nonno era di Spoleto, e quindi mi sono trovata quasi a scoprire questo concorso e a voler partecipare così per caso. Partecipo e ho dovuto comporre questa silloge di poesie che oggi sto presentando, e niente, sono poi riuscita ad ottenere la vittoria. È stata una bellissima esperienza, la mia prima volta, la prima volta che pubblicavo qualcosa, e quindi come premio ho ricevuto questa pubblicazione che oggi sto presentando. Ok, grazie Stefania. Adesso per dare anche dimostrazione plastica di quello che scrive Stefania Fiori, le chiederei di leggere una delle sue poesie. Mi sembra che siamo d'accordati per questa, che ti reggo il microfono. Sì, grazie. Non chiamarla P. Non chiamare poesia la licenza delle regole, è una sommatoria di parole. Non chiamare poesia la perfezione, labirinto di idee. Non chiamare poesia la licenza dalle regole, alveare di suoni. Non chiamare poesia l'imperfezione, otre che porta oltre. Poesia è quando tu sei parola e vomita il passato. Non chiamarla poesia se non sobbalzi. Poesia non è libertà di esasperare. Poesia è l'esasperazione. È un bassorilievo di sensazioni. Non chiamarla poesia se non illumina. Non chiamarla poesia se è costruita. Non chiamarla poesia se non è cesellata. Non è il caos la poesia, fotogramma in bianco e nero. È una forma trovata nell'ombra. È il respiro dopo l'apnea, attesa. E sputare il colluttorio, è la briciola di pane che galleggia nel bicchiere d'acqua, un atollo nell'oceano, uno scoglio nel mare, foglia sull'asfalto, sushi dal cinese. Non chiamarla poesia se non puoi farla tua. Poesia è ciò che tu vuoi che lo sia. Grazie.
Mi pare che ci sia del materiale per la rivista qui, Giuseppe e Bianca, cosa ne pensate? Va bene, allora, ringraziamo Stefania Fiori, augurandole di vincerne tanti altri di premi, visto che questo è il primo. Passerei la parola al mio alter ego di oggi, Luca Giovanni Masala, perché introdurrà un'altra poetessa che è anche una pittrice, quindi Laura Ficco, sei scrittrice, poetessa, nel tempo libero, no vabbè, col microfono non è il caso, quindi Luca ti passo la parola, doppio microfono. Allora, buonasera a tutti e grazie innanzitutto per essere qui. Presentare Laura non è semplice, anche perché il suo curriculum è molto lungo. 9 pagine fitte fitte di premi sparsi in tutto il mondo, di riconoscimenti di vario titolo, prestigiosi, in gran parte prestigiosi. Laura è un artista poliedrico, perché oltre che poetessa è scrittrice di racconti, si occupa di realizzazione di eventi, è artista, pittrice, è un po' tutto, fa dell'arte la sua vita a 360 gradi. Io ho avuto il piacere di conoscerla durante uno dei miei eventi, infatti sono qui anche in veste di critico d'arte, perché mi occupo per 070 Art Gallery di realizzare degli eventi culturali in tutta la Sardegna. E oggi sono qui anche a nome dell'associazione WISE 360, che ha già ringraziato prima Vincenzo. Ho avuto appunto la fortuna di incontrare Laura e di poter duettare con lei, se così si può dire, in poesia. Perché anche io ho scritto poesie tanto tempo fa, pur nel mio piccolo. Prima, giusto per darvi un paio di indicazioni, devo leggere perché sono davvero troppe le cose, ma Laura ha... è stata insignita di una laurea honoris causa alla Constantinum University. È dama di grazia dell'ordine dei Cavalieri di Malta. Sempre stata portata per introdursi in poesie, in liriche verso il prossimo, quindi di matrice solidale, che mostrino sensibilità verso i più deboli. È una lettrice ufficiale per varie organizzazioni, ha vinto un prestigioso premio, cioè è arrivata seconda in un prestigioso premio a Chicago, e ha scritto 4 libri e oltre 700 liriche. Quindi è con onore che leggo una mia piccola poesia che voglio dedicarle, che ritengo possa presentarla. Questa è tratta dalla mia seconda raccolta, la dedico a Laura, perché voglio che attraverso questi miei versi possa presentarvela a dovere. Voglio che sia la poesia stessa a presentarmi una poetessa di questo calibro. Sempiterno fossi, solitaria speme, che da rocca del mio cuor traesti in vano la terra colta per nutrir tuo seme, che germoglia e cresce e va pian piano, sarei colui che al mondo nulla teme. Ma mentre dagli albor miei mi allontano, sullo spirito gemente l'ora preme, e perfino lo sperar mi pare vano. Io non getto però le spalle al sole, ancora credo, ancora voglio lottare, non come l'uomo che non sa ciò che vuole, ma come chi è chiamato a far sperare di Dio immortale la mortale prole, con quell'arte che le genti può cullare. E nel sonno si sa che il cuor non duole, e sono i sogni che il poeta sa donare. Laura Ficco. Buonasera, prima di tutto ringrazio l'associazione, che tutti i nomi non me li ricordo, ma me li ricordo, ecco appunto, Vincenzo, Luca, tutti, vi voglio bene, questo, il fatto di tenermi in considerazione già, questo mi fa gioire. Grazie della tua poesia, bellissima, un bel regalo, un bel dono. Superstiti del male. Questa esattamente è stata fatta il 10 maggio del 2015. Faide, covate nel grembo di arcaico odio, dai bagliori di lame spari.
vegliano lenzuola bianche su corpi inermi intrisi di sangue, sepolcri nei fioriti campi, sugli asfalti neri, nelle cave di polvere e marmo. Unanimi urlano lo sdegno, voci, parole sigillate nella violenza di un vento criminale dal mito d'omertà. Primordiali tizzoni ardono sotto falsa spenta cenere. Basta lacrime e dolori erranti nei solchi dell'anima, nelle vene di nuovi germogli, nei superstiti delle battaglie. Sangue nuovo scorrerà in limpide aurore, antidoto a fregio di vittoria, arma letale, disillusione agli scogli neri. Allora termino, sì grazie, con un racconto che mi fa piacere leggere a voi, perché non tanto per il premio che ha vinto, tanto perché mi piace moltissimo. È Il furto dell'innocenza. Ho ricevuto la medaglia d'oro a Verona per questo premio. È notte, sono circa le 3. Il sonno ha preso ore di libertà, lasciandomi libero di pensare. Potrei pregare, e invece pare che non sia più capace di farlo. Torno sempre a ritroso, dentro storie passate che hanno impresso nella mia vita e nel mio cuore ferite nascoste, formando l'uomo di oggi, 49enne, seduto su una sedia a rotelle, monco di una gamba, alla ricerca di sognanti emozioni che forse non giungeranno mai. Guardo fuori dal vetro, pochi lampioni illuminano la via, è lucida, come nuova, piove. Fitto fitto, lava la sporcizia dei passi indocile e fasulli dei tanti anomini passanti. Rumoreggia il frigorifero, ha un motore vecchio, cerca sempre di stare al massimo e di dare tutto se stesso, anche se spesso la verdura marcisce e in fretta. Cerco di accontentarmi, purtroppo sono solo, dopo il ritorno dalla missione di 3 mesi in Afghanistan. Come tenente dei carabinieri, invece di ritrovare Elena, mia moglie, trovai solo un biglietto che confermava il suo abbandono. Non ti amo più, sono stanca di aspettarti. Oltre al vuoto profondo che provai, dovevo seguire la mia salute, perché una bomba aveva dilaniato la mia gamba destra. Era infetta, perciò venni ricoverato tramite la Croce Rossa di Kabul all'ospedale militare di Palermo, la città natale. Jacopo, Jacopo, tanti medici, tanti giornalisti parlavano, urlavano, mi visitavano interessati alla mia triste storia, ma in pochi coglievano il mio animo. Un tuono distoglie il pensiero, con fatica giro le ruote della sedia e mi preparo una bevanda calda. Non vorrei pensare, ma è certo che quando vuoi tutto si cancelli, tutto torna a galla, più intensamente che mai. Guardo dentro la tazza calda, lo zucchero scivola precipitando verso il fondo, pare faccia disegni di montagne circondate, ingannevoli, letali e subdole, disegni piccole montagne circondate da fosse. Mi rammenta il territorio impervio di Kabul, uno scenario triste, smorto e impolverato. La nostra postazione era sicuramente ben organizzata ed efficiente. Dava l'illusione d'essere in paradiso a confronto dell'inferno giornaliero che ogni istante tramava alle nostre vite. Eppure la nostra missione parlava chiaro: amore, pace, libertà e patria. Non facile, un impegno scelto, consapevole dell'eterno pericolo che in ogni attimo ci sfiorava. Erano già trascorse 4 settimane dal mio arrivo alla base e gli abitanti, apparentemente tranquilli, respiravano un'aria di un continuo stato di agitazione. Le donne parlavano solo con gli occhi. Quei veli coprivano tutta la loro figura, ma bastava per individuare la loro oppressione. Sopportavano umilmente il disagio, l'acqua stagnante che creava molteplici
che creava il moltiplicarsi degli insetti con malattie, sporcizie e tanta fame. Le giornate dei soldati erano faticose, sudate, le armi calde, pronte di difesa ad attacchi improvvisi. Alcune mattine cominciavamo a perlustrare zone distanti dal centro e pianificare strategie di difesa. Fu proprio in quell'occasione che vidi un gruppo di piccoli dove era compresa un'età tra i 5 e i 10 anni. Giocavano, o perlomeno cercavano di essere sereni. Osservandoli bene, erano sempre alla ricerca di carpire attraverso i nostri sguardi uno spiraglio di fiducia per cancellare la paura. Quel giorno conobbi Hassan, un bambino di 7 anni, un sorriso contagioso, due occhioni scuri che parlavano di pace. Mi cercava spesso e con affetto tutti i giorni la sua manina si sollevava verso il cielo per farsi notare meglio. La fame era latente, perciò quando preparavo della cioccolata o del latte in polvere, Hassan non stava nella pelle, ma si attaccava al collo come un figlio mio. Bastava poco per dare loro un po' di felicità smisurata. Passavano i giorni, durante le notti, la pausa. Potevo scrivere con calma i rapporti di lavoro e scrivere anche ad Elena, nell'illusione che lei mi amasse ancora. Il nostro matrimonio era già da tempo la deriva e la lunga lontananza non favoriva il rapporto. Si proseguiva in questa maniera per lunghi estenuanti mesi che mettevano tutti noi alla prova, la psiche e il fisico. Le bombe erano di casa, agguati ed attentati volavano come il vento, così veloci che ingannavano anche Dio. Fu proprio in quell'occasione, in questi duri attacchi, che in un silenzioso mattino di luglio all'alba ce ne fu uno. L'inferno bruciò parte della postazione ed il fuoco si diramò anche sulle tende dei civili. Una vera strage. Due nostri militari morirono ed io persi la gamba. Urla, lacrime, dolore, sangue, sparsi tutti in un campo. Fu allora che il mio cuore si fermò. Riconobbi il corpo inerme di Hassan, ricomposto dalla madre su una liscia pietra. Lavava le sue membra spente, i suoi occhi piangevano, parlavano di dolore. In quell'attimo svenni ed entrai in coma per 3 giorni. Quando mi risvegliai, mi ritrovai all'ospedale di Palermo per un lungo mese di cure. Solo una foto ero riuscita a scattare ad Hassan. Ironia della sorte, era rimasta intatta nel taschino della mia divisa. Non posso guardarla. Non posso sapere che non è più. Mi manca il tuo sorriso di pace. Il bacio di ringraziamento per una barretta di cioccolata. L'innocenza di fragili carni, costrette a subire l'orrore di sterili guerre, dove chi non fa le spese sono sempre più deboli. Perché mi hai abbandonato, Hassan? Eri la gioia delle mie albe e tramonti, in quel buio cielo, orfano di sole, che molti non conoscono, non comprendono. Come farò a privarmi del volto dell'amore? Comincerò a pregare. Ora, goditi la luce del paradiso. Corri sui verdi prati e prosegui le variopinte farfalle come un bimbo ha il diritto di fare. Grazie, 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 grazie a tutti voi. Ringraziamo Laura Ficco. Vorrei che Luca Giovanni Masa ci illustrasse i quadri che sono appesi qui dietro di noi, che voi vedete bene, noi un po' meno, però... Mi sembra che tra l'altro sia presente anche uno degli autori. Sì, molto brevemente, non starò a entrare nei dettagli, comunque ho scelto 3 delle opere che fanno parte della mia web gallery, che è 070 Art Gallery. Gli artisti che sono qui presenti con le loro opere sono Daniela Pintus, per questa rappresentazione di una delle bellezze del nostro, della nostra fauna locale, che troppo spesso viene ignorata. Altrove ho visto come facciano leva altri popoli sulla bellezza dei lupi o degli orsi polari. Noi abbiamo i fenicotteri, ma sembra che non esistano. Quassù abbiamo un'opera di Rita Carla Piras, una rivisitazione abbastanza domestica di una composizione floreale.
E qua l'opera dell'artista qui presente, Luigi Lai, che è una veduta pop e un po' naif di Cagliari. Luigi ha uno stile molto, molto vignettistico, molto colorato, che contraddistingue appunto la sua produzione. Visto che è qui presente, vorrei almeno fargli dire due parole, se la sente, farlo presentare, in modo che si presenti. Questa sì, è una opera ovviamente a cui tengo tanto, perché è la mia Cagliari. C'è poco da spiegare, è un'opera, sì, la mia Cagliari, sì. Ho dato un'interpretazione della mia città. Con questo cielo un po' particolare, tra l'altro ci sono i fenicotti, Luca, non so se li hai visti, quindi vedi che io li tengo in considerazione. Sì, poi questo è un quadro un po' particolare perché, brevemente, non voglio annoiarmi, sarete già annoiati, penso che sarete scappati tutti, non so se ci sia ancora qualcuno. Qua voglio far notare, a parte la città, un elemento che sfugge ai più, ma che è Eleonora d'Arborea. Cioè, in poche parole, io ho immaginato, tutto nasce da un viaggio di mio cugino a New York, mi ha mandato una foto con la Statua della Libertà. Io ero incazzatissimo perché Cagliari non aveva una Statua della Libertà. Ecco. Allora ho immaginato che, non so, fosse un quadro visionario, che prima o poi faremo una Statua della Libertà per rendere giustizia a Eleonora, perché Eleonora, sappiamo tutti, che non è mai riuscita arrivare a Cagliari, si è fermata a San Luri. E quindi la nostra indipendenza, purtroppo, con la famosa battaglia di San Luri, è finita. Quindi immagino che la nostra città, che è, dicono tutti, la porta della Sardegna, quindi al mondo, abbia una Statua Libertà che in qualche modo, come quella di New York, accolga tutti i visitatori. Quindi questo è un quadro un po' visionario. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio il microfono a Luca. Dimenticavo di ringraziare anche la testata di Cristian Mameli, che oggi non è presente, di cui Vincenzo è il direttore del giornale. Ringrazio tutti per la partecipazione a questa serata bella, fresca e ventosa. L'appuntamento, per quanto ci riguarda, sarà al Festival Letterario San Bartolomeo quest'estate, dove cercheremo di riavere il connubio tra le varie associazioni che hanno partecipato qui ad ASMED. Perché pensiamo che la letteratura, la poesia, la prosa, ma anche la pittura e le varie arti possano collaborare e crescere, insomma, dilettarci e farci passare un'estate culturalmente sì, attiva e gradevole. Quindi ringrazio ancora Laura Ficco, Stefania Fiori, Bianca Mannu, Giuseppe Assicura, Luca Giovanni Masala. E Vincenzo. Buonasera a tutti.